Salve. Il mio nome è Valentina. Ringrazio per il vostro interesse e vi auguro una buona visione. In questo tutorial parleremo dei rapporti. I rapporti sono una rappresentazione sotto forma di documento dei dati del processo. I rapporti comprendono un insieme di dati destinati ad essere esaminati direttamente dai responsabili di produzione e manutenzione o ad essere allegati ai lotti di produzione. Una volta che il rapporto è stato creato, non è più possibile modificarlo o aggiornarlo. Creiamo ora un nuovo modello di rapporto, dati produzione. È possibile creare infiniti modelli di rapporti. Da questa cartella è possibile definire il formato dei rapporti generati. Il formato può essere file di testo, cioè può contenere solo testo semplice. File RTF, cioè può contenere testo formattato con diversi tipi di caratteri, stili e colori e immagini. I file dei rapporti di entrambi i formati possono essere convertiti in PDF che garantisce dimensioni ridotte, impaginazione definita, maggiore portabilità e sicurezza. I file PDF possono essere protetti con password per evitarne la modifica. La destinazione e il nome con cui sono salvati i file dei rapporti possono essere personalizzati usando campi variabili. In modo molto semplice è possibile inserire nel nome del file elementi della data e ora di creazione del rapporto. Creiamo un rapporto in formato RTF generato nella cartella rapporti del progetto, nella sottodirectory dati produzione con nome composto da produzione preceduto dalla data e dall'ora di creazione. La frequenza di creazione può essere manuale, periodica, settimanale, mensile e annuale. Scegliamo la modalità manuale. Creiamo il nostro documento master. Si aprirà automaticamente Windows WordPad. Nel file master sono presenti formattazioni, testi fissi e comandi. Inseriamo una immagine. Inseriamo un titolo. Inseriamo i comandi. I comandi richiamano le API di CodeBuilder e sono racchiusi fra parentesi graffe. GetDateString restituisce la data di creazione del rapporto. GetTimeString restituisce l'ora di creazione del rapporto. Inseriamo una tabella. Il comando GetNumGetValue restituisce il valore della variabile specificata. Inseriamo una tabella per gli allarmi. Preventivamente abbiamo definito la funzione AlarmPresence in CodeBuilder. AlarmPresence è una variabile creata per questo esempio che restituisce la stringa attivo se la porta di allarme specificata è in allarme, altrimenti restituisce non attivo. Inseriamo ora un template precedentemente creato contenente un grafico tramite la funzione ReportInsertTemplate. Inseriamo una grafica in fondo alla pagina. I comandi richiamano le API di CodeBuilder, GetDateString, GetTimeString, GetNumGetValue e ReportInsertTemplate, e una funzione definita dall'utente, AlarmPresence. Durante la creazione del rapporto, i testi fissi sono riportati esattamente come compaiono nel file master. Invece i comandi sono eseguiti e nel rapporto è inserito il risultato della loro elaborazione. Le parentesi graffe e il comando sono sostituiti dal valore di ritorno della funzione oppure, per la report insert template, dall'inserimento di un sinottico specifico, nel nostro caso, un grafico. Per maggiori informazioni su CodeBuilder, fate riferimento al tutorial specifico e alla guida in linea. Salviamo il nostro documento master. Scegliamo di convertire i nostri rapporti in PDF. Nella scheda successiva, troviamo tutti i parametri di configurazione del convertitore PDF. Eseguiamo ora la nostra applicazione ed effettuiamo il login.
Dal menu Rapporti, elaboriamo il nostro rapporto. Ora visualizziamo il nostro rapporto. In questa finestra, per ogni modello di rapporto, troviamo tutti i rapporti elaborati. Visualizziamo i nostri rapporti. Per questo tutorial abbiamo scelto di elaborare i rapporti manualmente a scopo didattico, ma nella realtà, questi saranno elaborati automaticamente a tempi fissi, periodici, settimanali, mensili, annuali, logica tipica dei processi continui. Oppure richiamati tramite linguaggio di scripting usando l'API Report Create. È possibile integrare la gestione rapporti in un template. Creiamo il template rapporti. Definiamo i privilegi degli utenti. Formattiamolo correttamente. Dagli oggetti Advanced. Inseriamo Report View. Mandiamo in esecuzione il nostro progetto. Richiamiamo il template rapporti e testiamo nell'operatività. Grazie per l'attenzione. Per ulteriori informazioni, vi invito a navigare il nostro sito oppure inviarci una email. Arrivederci ai prossimi tutorial, buona giornata.